La tematica sulla violenza sulle donne è stata affrontata da qui Terme ad Ovada, particolarmente dai giovani. Nella città termale hanno infatti organizzato un flash mob per le vie cittadine, mentre in Piazza Italia è stato realizzato un video coreografico per la condivisione del messaggio Stop alla violenza. Nei prossimi giorni saranno proposti due spettacoli teatrali presso il Teatro Harrison. Ad Ovada, gli assessorati alle politiche giovanili e alle pari opportunità, in collaborazione col Consorzio dei Servizi Sociali e l'Associazione Musicale Antonio Rebora, hanno promosso un'iniziativa di un gruppo di giovani che già lo scorso anno si erano fatti promotori di una manifestazione spontanea in piazza Martiri della Libertà. Un evento molto semplice, un evento di sensibilizzazione contro la violenza di genere organizzato da noi cinque, siamo tutti studenti universitari di Ovada e ci teniamo molto alla possibilità di organizzare eventi di questo tipo anche in realtà più piccole, più provinciali. Quest'anno invece ci tenevamo a portare la voce dei professionisti che lavorano quotidianamente con queste situazioni e perciò avremo vari interventi di varie figure professionali che si interfacciano appunto con la violenza di genere. Dalla vicepresidente di Medea Carlotta Sartorio alle psicologhe Emanuela Crini e Valentina Amato, dal maresciallo Andrea Gaggino alle assistenti sociali Valentina Perfumo e Valentina Quaroli, dalla cantante Carlotta Lanteo fino alla fotografa Lucia Bianchi, che ha riproposto la sua particolare mostra intitolata Di Schiena, tutti uniti per lanciare un messaggio forte. Ricorderete anche Giulia Cecchettin? Sì, a fine evento abbiamo pensato di riproporre quello che abbiamo già proposto l'anno scorso, che è stato proposto in tutta Italia, cioè di rifare il minuto di rumore che è stato fatto appunto in suo onore. Ci riproponiamo di non fermarci all'evento del 25 novembre, di portarci nelle scuole, tra i più giovani o ovunque ci porterà il cuore, insomma. Insomma, questa città di Ovada dà molto spazio a voi giovani. Certo, il Comune ci ha diciamo sostenuto fin da subito e ci ha accolto le nostre proposte e soprattutto ci ha lasciato liberi e sostenendoci nelle cose più diciamo burocratiche. La giornata ovadese ha voluto sostenere l'associazione Medea di Alessandria. Infatti gestire e sostenere un centro antiviolenza non è una cosa da poco. Noi abbiamo un piccolo finanziamento della regione che ci aiuta a coprire i costi. I nostri costi vivi sono veramente molto molto alti, ammontano a qualche decina di migliaia di euro ogni anno.